ci stanno sempre le trappole, fai attenzione. C'è un cespuglio in testa. Sì, esatto. Saluta. Ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti. Dybala imbufalito! Imbufalito con la dirigenza, ragazzi, io non oso immaginare Diciamo che quello che accadrà. Uno sguardo. uno sguardo che Cioè, Fabio, Gomorra gli fa una pippa. Gomorra gli fa una pippa. nascondeva parecchi, Non parecchi nascondeva niente, discorsi. uno sguardo che vale più di 1.000 parole, Assolutamente fermate. sì. Ciao ragazzi, di nuovo vi salutiamo. Mi piace per supportare i nostri contenuti, raga, mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanella. Più del 40% di voi se guarda i video tutti i giorni e non è iscritto. Fate solo che fatica. O cercate ogni volta Gabomel su YouTube o scorrete la home sperando di trovare i nostri contenuti. Siamo un canale che parla di calcio, le notizie corrono proprio come se nulla Dopo fosse. 5 minuti già non valgono più niente. Se non vi iscrivete e non attivate la campanella, perdete tutto, quindi Esatto. iscrivetevi, attivate la campanella, cioè un secondo e un terzo canale YouTube, li trovate in descrizione o compariranno qui durante il video. Ok, io Da direi dove che. vogliamo cominciare? Beh, cominciamo dal fatto che la Juventus prende altri 3 punti. Perché comunque quello è il tema principale della serata, ragazzi. Un gol Oh, per tempo, ma tu immaginate se noi avessimo vinto quella famosa partita con la Juventus? Cioè, questi si sono distaccati della vita da noi, ma lascia Allora, stare che c'è una partita di meno. noi abbiamo una partita in meno, ma al C'hanno 9 momento. punti in più. Esatto, la Juventus è a 9 punti in più rispetto alla Roma. Ma la cosa che mi, non dico preoccupa, che però comunque vedo la Juventus che, anche se non propone un calcio Vabbè, spettacolare, la classica Juve d'Allegri. assolutamente sì, Cioè. i risultati stanno arrivando, stanno riacquisendo sempre più fiducia, perché quando arrivano le vittorie arriva la fiducia, e quando arriva la Ovvio. fiducia vinci più facilmente perché entri in campo con una condizione mentale completamente diversa. E adesso che hanno 2 partite in meno, hanno anche riagganciato l'Atalanta al quarto È posto. pazzesco. Quindi diciamo che l'Atalanta c'ha ancora un margine potenziale dei 6 punti. Però la prossima è con Però l'Inter. intanto l'Atalanta già comincia a sentire un pochetto di pressione dalla Juventus. Cioè, non so se tu la pensi allo stesso modo mio. No, sono assolutamente Vedere, cioè, d'accordo. non guardi le partite, vedi gli stessi punti, Vero. non è proprio facile da No, gestire, ma perché io dici, sono questi ci d'accordissimo. stanno, tocca farci attenzione. È quello il problema, secondo me. Cioè, nel senso, un problema per me che sono tifoso della Roma, perché ho detto, beh, sarebbe piaciuto vedere un campionato dove la quarta si poteva anche un pochino ristaccare dalle prime e riscende al mio livello. Ma io a quel livello non ci sto andando, quindi lo dico con dispiacere, purtroppo. Ovviamente. Io parlerei del tasto dolente per i tifosi della Juventus, perché Sì, come perché dicevo è a il tema inizio principale. video, è uno sguardo che vale più di 1.000 parole. Riassumiamo rapidamente la situazione per chi magari si è perso qualcosina. Noi ci abbiamo già fatto un video dedicato, poi nel frattempo è uscita anche un'indiscrezione pesante, forte, Marotta, De Mezzo, i parametri zero, Sì. Dybala, la possibilità di portarlo all'Inter. Poi magari ci facciamo un video dedicato più dettagliato. Ma Certo. so che Monblano ha lanciato un'indiscrezione secondo cui Dybala avrebbe detto: io non so Çalhanoğlu. Esatto. Parole che comunque non Bisogna sono sempre vedere se le ha dette Dybala. all'atto pratico, poi bisogna sempre vedere quello che succede, perché lo sappiamo tutti quanti, le vie del calciomercato sono infinite. Però se Dybala veramente è legato in un certo qual modo alla Juventus, e credo che lo sia veramente legato, perché se finora non ha rinnovato, perché il rinnovo ancora non c'è, ma non si è neanche accordato con altre squadre, vuol dire che lui sta aspettando veramente la Juventus. Ma l'hai vista la Quindi faccia? l'ho vista, Uno, è allora, uno che, arrabbiato. esatto, È uno arrabbiato. che vuole restare alla Juventus fa esattamente quella faccia quando segna. Non Assolutamente. esulta ed è polemico, come a dire: ma che cazzo state a fare? State Bravissimo. dubitando di me! State Bravissimo. dubitando di me, che Ed ci ho è avuto per acciacchi e via questo. Ed è dicendo. per questo che ti dico che non ha, cioè perlomeno lo penso adesso, poi è capace che cambia tutto. Però da qui che possiamo dire, da essere arrabbiato a che vada all'Inter, mi sembra una cosa, cioè veramente, ci deve Però passare te posso dire una tanta, cosa? tanta, ma tanta acqua. Se non ti rinnovano il contratto, no? Significa che non ti vogliono più. Perché se te lo rinnovano ti scade, quindi te vogliono mandare via a parametro zero. Ok. Oh, non mi vuoi più? Faccio quello che cazzo dico io. Se voglio rimanere in Certo. Serie A, là Allora, non sia è ben chiaro. più colpa mia. Non sono io che ho tradito. No, no, Cioè, no, no. è completamente diverso il discorso. Perché fosse stato per Dybala. Cioè, Çalhanoğlu per dirti.
Sì, cioè, vabbè, quello ha la prima offerta leggermente più alta, anzi, poi a pari offerta, che poi è andato via. Esatto. Dybala vorrebbe restare, e questo ve lo dimostra, quello esatto. Sguardo. Vuole restare, poi chiudiamo la parentesi perché magari parliamo un pochino di più della partita, però quello che ti voglio dire, Dybala adesso sta dimostrando, secondo me, di voler restare alla Juventus. E poi, per quanto si possa sentire tradito, se proprio ci tieni tanto alla Juventus, non credo che vai alla squadra dove adesso praticamente la squadra campione d'Italia. Ma tu ti vai alla Roma, tranquillo. Tranquillo che magari, via la Roma. Tranquillo, magari. Bisogna essere accettato. A 2 milioni di euro all'anno. No. 7,5. No, lo so. Io ferma rotta. Vedi. Che tanto la Juve. Ma ecco, il fatto è che la Juve, per chi non lo sapesse, stavo dicendo all'inizio video. Sì. La Juventus, quella offerta da 8 più 2 milioni, l'ha messa in stand-by. E gli ha detto, prima ci devi fare di quello che vali. Cioè, devi dimostrare di valere quegli 8 più 2. Ed è là che Dybala è incazzato. Perché dice, cioè... Normale che il calciatore si senta messo in discussione e che non se l'aspetti. Questo secondo capito? Me è quello che fa Dybala. Fa gol, come a dire, com'è? Teste di cazzo. Avete visto che io segno quando sto in forma? Sblocco la partita. La indirizzo e via dicendo. Ecco, questo ragazzi è il discorso. E poi io non lo so quello che accadrà, ma magari venisse a Roma. Sto dire una cazzata, ovviamente, guarda domani, esce in discrezione Dybala, Roma si accordano, tutto fa. Te immagini? No, vabbè, ci credo manco. A livello di classifica, ragazzi, io credo che poi alla fine, secondo me, gli hanno dato tempo fino a metà febbraio, mi pare. Guarda, entro fine febbraio. Ecco, la Juventus, cioè, ma tu te rendi conto? Fino a fine febbraio è tutto fermo. Cioè, il coltello dalla parte del manico, solitamente, ce l'ha il calciatore e la gente quando si tratta di andare in scadenza per non perderlo a zero. Certo. A sto giro è la Juventus... Cioè, rischiano di perdere un valore economico pazzesco e di regalarlo a una diretta concorrente, oppure comunque di regalarlo all'estero. Ma quello è un valore economico che tu perdi pesante. È un valore pesante, per però... quanto Dybala, sono d'accordo che 10 milioni all'anno attualmente sono troppi, no? Ma secondo me 7,5 ce li vale. Allora, dove che... quei 3 milioni di euro tu perdi un valore potenziale di 70, 60, allora, 80 se... milioni secondo di me, euro. Allora, se... è il problema... Uno, come hai detto tu stesso, è il potenziale, perché non è detto che Dybala riesca a mantenersi su un valore tra i 60, i 70 e gli 80 milioni di euro. Perdi sempre il giocatore. Quindi è una, tra virgolette, ancora una scommessa a 28 anni, quindi non so quanto possa essere definita ancora una scommessa. Ma più che altro, secondo me, la Juventus è rimasta talmente scottata dall'esperienza Ronaldo, dove comunque adesso fanno caso pure ai centesimi di euro che vanno a lasciare sullo stipendio dei calciatori. Sì, sì, però voglio quindi proprio vedere. Loro stanno pensando, ok, tu hai detto, sono 3 milioni di euro per il calciatore. Insomma, non so proprio. Beh, per i prossimi 4 anni sono 12. Esatto, non sono proprio pochi. Capito, ma non gli acquisisci il valore del calciatore, però. Ok, se però il Dybala che tu vai a riacquistare, diciamo, a rimettere in rosa per i prossimi 4 anni, va male. È lo stesso che ci hai avuto negli ultimi 2. Sì. Che investimento fai? Perché e se invece se ne va all'Inter e comincia a fare il fenomeno ed esplode definitivamente e te lo butta al culo ogni volta che te gioca contro, chi non risica non rosica. Il calcio è un'attività di rischio, di impresa, e come tale, se non ti assumi il rischio, sono problemi tuoi. Questo è okay. Chi non risica non rosica. Il discorso vale allo stesso modo che ti ho detto io adesso. Cioè, quindi, se tu Seppure Dybala da mo a febbraio fa il fenomeno e poi ritorna ad essere un giocatore normale, allora, l'hai presa in culo comunque. No, se succede l'opposto, Fai così. Può succedere sempre qualunque cosa. Però quello che ti dico io, se adesso nei prossimi mesi Dybala fa il fenomeno, è ovvio che tu non puoi non rinnovargli il contratto. E poi magari va male sei scemo. E te la vedi in del culo. No, male. Però c'hai avuto tutte le attenuanti del caso. Ma perché non serve un cazzo. Ragazzo, mi ha dimostrato che è discontinuo. Te fa una stagione che è il migliore della Serie A e una stagione che sta più scocciato che Vieri. E sono d'accordo. Devi decidere mo e basta, punto. Senza se, senza secondo ma. Secondo me, allora... C'è stato pure a fare una figuraccia col calciatore... E secondo me no, invece, perché la Juventus c'ha tutto il diritto di aspettare. Lascialo perché andare. Perché troppo. E te provi a Pia Vlahovic allora a fine stagione. Secondo me. Ma devi sempre investire 70 bombe. E certo, però secondo me la richiesta che fa Dybala per quello che adesso sta dimostrando è eccessiva. 10 milioni. Ma la Juventus l'altro giorno l'ha accettata. Ok, ma dove siamo arrivati? Sì, ma dove siamo arrivati? Fatto come cazzaro, ci hanno rimasto. Ma ci si ripensa troppo, vabbè, mi sono rotte le palle. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali, provvisoriamente. Quanto vi consiglio? Intanto io ho vinto. Ciao. Ecco, appunto.